Ma quell'area non ha più motivo per essere occupata da un'azienda come la Stato. Insiste in questa zona dei pioppi e noi abbiamo avuto una serie di lamentele per quanto riguarda tutta la lungine che i pioppi danno, quindi problemi di allergie e cose varie. Quindi queste sono le motivazioni per le quali noi spingiamo perché, voglio dire, quell'area venga riqualificata per essere messa a servizio. Alcuni anni fa, quando c'era l'ultimo commissario, che successe? La Start, costretta ad abbandonare il suo deposito via Colombo, e non avendo un'area dove poter andare, un deposito che potesse accogliere Pullman, l'amministrazione gli verbalmente, quindi senza nessun accordo scritto, gli disse che potevano temporaneamente in emergenza utilizzare quell'area di via Calatafimi. In emergenza, in attesa che si definisse, si ampliasse il deposito di Aragnola. Sono passati diversi anni, la Start doveva andare via a dicembre, poi per problemi tecnici io ho incontrato il presidente della Start Silvestri a gennaio e in questo incontro lui mi disse, insieme al suo tecnico, che tutti i problemi tecnici erano stati risolti e sarebbero andati via a marzo-aprile. Ad aprile l'assessore Capriotti annunciò alla città con un comunicato stampa che i lavori alla Start di Ragnola al deposito erano finiti e pertanto entro maggio i pullman della Start in via Calatafimi sarebbero stati trasferiti. A tutt'oggi non sono stati trasferiti perché questo comitato di quartiere, in rappresentanza di quasi 8.000 residenti, che non sono solo del nostro quartiere ma anche degli altri, credo che il presidente del comitato di Marina Centro Capriotti sia d'accordo, innanzitutto invitiamo l'amministrazione comunale ad esigere dalla Start rientrare in possesso, nella piena disponibilità, perché non è possesso, nella piena disponibilità di quell'area per farci quanto promesso o per attuare delle progettualità a servizio di questi due quartieri. Invito il presidente della Start a una coerenza, ad essere coerente, in riferimento a ciò che ci aveva promesso. E invito i sindacati a una maggiore serietà.